Pace a tutti, sono in partenza per il Messico. Volevo condividere con voi una cosa che mi è successa. Ieri sera, durante una riunione di preghiera, il Signore mi ha dato una visione. Vedendo me stesso di spalle, ero alto e magro, e di fronte a me c'era una lunga scala dorata. All'improvviso sono comparsi quattro scaline, e io ho corso verso di loro e ho aperto una specie di porta. C'era un cielo di un azzurro stupendo, e all'improvviso una fortissima luce mi ha attraversato il corpo, ed una voce mi ha detto: manca ancora poco e ci incontreremo. Io sono sereno, pregate per me, per questo mio viaggio e per il mio precario stato di salute. Ritornerò in aprile se Dio vorrà. Un abbraccio a tutti voi in Cristo Gesù. Questo è stato l'ultimo post scritto dal fratello Alessandro Sacco sul suo profilo Facebook il giorno lunedì 5 maggio 2012. Due giorni dopo, precisamente il giorno mercoledì 7 maggio 2012, durante un suo viaggio missionario con l'organizzazione evangelica Cristo e la Risposta, perse la vita a causa di un incidente stradale mentre si trovava in Messico e si stava recando a visitare la sede locale della missione stessa Cristo e la Risposta. Dio dunque avvisò Alessandro che il suo tempo sulla terra stava terminando, ma lui non lo comprese, in quanto terminò la sua testimonianza con le parole: ritornerò in aprile se Dio vorrà. Il fatto che lui non comprese la visione ricevuta non toglie però una verità fondamentale, e cioè che Dio ancora oggi parla al suo popolo attraverso sogni e visioni secondo che sta scritto. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2,17. Alessandro, nato nel 1977, era attivo nell'organizzazione dal 1995. Dalle notevoli difficoltà fisiche che affrontava, provocate da un tumore che lo aveva colpito nei primi anni di vita, era riuscito a trarre motivazioni e spunti per diffondere attorno a lui il messaggio di speranza del Vangelo. Da ostacolo, spiega un comunicato dell'organizzazione, sono diventate un termine di paragone per l'esuberanza che trasmetteva quando parlava della forza trovata in Gesù. Instancabile viaggiatore, negli ultimi anni ha visitato vari paesi africani, oltre a Israele e al Messico, e il suo impegno si è esteso alla collaborazione con la missione internazionale Johnny and Friends. Siamo tutti stati testimoni, spiegano commossi a Cristo e la Risposta, della sua fedeltà alla chiamata e del suo coraggio nell'affrontare le prove. E mentre cerchiamo parole di conforto per la mancanza, gioiamo con lui perché queste prove sono ormai cessate. Salve a tutti, pace, sono felice. Mi trovo in Botswana e ora stiamo praticando con questa comunità. Stiamo entrando tra poco a incoraggiare i credenti a credere nel Signore, a lavorare nell'opera di Dio. È veramente un piacere per me essere in Botswana. Domani andremo nelle foreste e andremo a incontrare persone che vivono veramente in situazioni molto difficili. Pregate per noi, il Signore sta benedicendo questa comunità e insieme stiamo lavorando, insieme ad altri pastori, per vedere il regno di Dio avanzato anche in Botswana. Fin qui il Signore ci ha portato e fin qui abbiamo innalzato il nome di Gesù. Venite con noi, Dio vi benedica.